Gazzetta Biancoceleste consegna una buona serata a tutti i nostri carissimi affezionati in attesa di Lazio-Atalanta, ennesimo banco di prova per la squadra di Maurizio Sarri. Ormai in uno dei miei post mi sono permesso di rilasciare la sagra delle occasioni perse, con me Antonio Mastrobuono di Palla in Rete. È proprio così oppure, voglio dire, c'è un qualcosa che... Buonasera a tutti, sfugge. Innanzitutto, buonasera. Purtroppo sì, perché i numeri parlano chiaro, ormai la situazione delle occasioni, la sagra delle occasioni perse comincia a essere piuttosto importante. La Lazio ha lasciato dei punti veramente, permettimi il termine, stupidi per strada. Basti ricordare le partite con Empoli, con la Sampdoria, cioè nei minuti di recupero non si può non riuscire a gestire. E queste sono cose che purtroppo stiamo pagando, anche perché il sogno resta vivo, siamo lì e chiaramente con qualche punticino in più magari si poteva osare anche un Antonio, po' di più. Antonio, conferenza stampa di Maurizio Sarri resa nella giornata di ieri, diversi sono i punti interrogativi che vorrei porre anche alla tua attenzione. Lui si è soffermato su alcuni singoli, in particolare anche su uno degli investimenti più importanti da parte della società biancoceleste nell'ultima finestra di mercato, come Marcos Antonio, no? E ha fatto presente quanto questo calciatore per giocare debba essere supportato da un certo tipo di centrocampo. La mia riflessione è questa: ma allora è un calciatore questo che era stato richiesto proprio dallo stesso tecnico, oppure c'è stata una circostanza che poi ha portato Marcos Antonio alla Lazio? Ma guarda, io il mio pensiero te lo dico sinceramente, credo che a parte due o tre elementi, purtroppo il mister ha potuto dare delle indicazioni di massima, non certo scegliere, non si è potuto permettere di scegliere. Il caso di Marcos Antonio lascia un po' perplessi tutti, perché lui comunque aveva un palmarès di tutto rispetto, cioè giocava comunque in una compagine di tutto rispetto. È chiaro che ci è parso subito, permettimi di dirlo, un pochino deboluccio dal punto di vista proprio fisico, cioè vederlo magari nel centrocampo con avversari che giganteggiano su di lui ci lascia un po' perplessi. Comunque io ritengo che ci siano ancora margini di miglioramento per questo giocatore, anche perché in certo qual modo dovrà dimostrare qualcosa, quello che è stato il suo passato. Maurizio Sarri però è sempre più convinto a ribadire che nelle prime quattro piazze per il raggiungimento di un posto in Champions League la Lazio non è all'altezza. Ma questo sinceramente lo pensiamo un po' tutti per quanto riguarda i valori. Poi noi siamo abituati a capire che ci sono anche gli eventi straordinari, quindi se la Lazio dovesse, come credo ci auguriamo tutti, raggiungere e fare questo miracolo, chiaramente credo che ci siano le possibilità. Obiettivamente non siamo fra le prime quattro papabili dal punto di vista dei valori tecnici. A chiudere, Antonio, questa sera l'Atalanta di Gasperini scenderà sul campo per affrontare la Lazio. Questi incontri sono sempre ad alta quota quando ci sono le squadre allenate da Gasperini. Sì, sono incontri delicati, perché chiaramente è inutile negarci che tutti gli strascichi di quella benedetta Coppa Italia sono stati sempre rimarcati, soprattutto da parte del tecnico bergamasco, per cui ci sono sempre queste situazioni, un po' queste scaramucce, definiamole scaramucce, ma permettimi di dire che comunque l'Atalanta, nonostante abbia avuto degli alti e dei bassi in questo campionato, resta un avversario temibilissimo. E purtroppo stasera dobbiamo sperare bene, perché la situazione non è certamente quella che lascia semplice, sperare una... Certo. Noi ringraziamo Antonio Mastrobuono di Palla in Rete, alle prossime occasioni. Grazie. Augurandoci che la Lazio possa comunque anche riprendere quella continuità perduta. Grazie a voi.